l'11 novembre è la festa di San Martino. Figlio di un tribuno romano, Martino nacque in Pannonia, l'attuale Ungheria, nel 317 e si arruolò giovanissimo nell'esercito imperiale. Nonostante l'educazione pagana ricevuta dai genitori, fin da ragazzo aveva sentito l'attrazione verso il cristianesimo. A 10 anni si iscrisse tra i catecumeni e a 21 ricevette il battesimo. A 38 anni si recò in Gallia per divenire discepolo di Sant'Ilario di Poitiers. Condusse vita eremitica nell'isola Gallinara, poi per consiglio di Sant'Ilario fondò a Ligugé il primo monastero di tutto l'Occidente. Di lì mandò i suoi monaci all'opera missionaria, soprattutto verso le campagne. Nel 373 fu eletto vescovo di Tours. Morì all'età di 80 anni, nel 397, a Cannes, dove si era recato per mettere pace tra i chierici di quella chiesa in lite fra di loro. Uno dei primi santi non martiri ad essere onorato nella liturgia. È un santo molto popolare. Decine e decine di comuni, in Francia e in Italia, portano il suo nome. San Martino è ricordato dal popolo soprattutto per il gesto di carità che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Con la spada divise in due il suo mantello di cavaliere e ne donò la metà a un povero seminudo. La festa di San Martino per i Celti era l'inizio dell'anno, come il nostro Capodanno. A San Martino cominciava l'attività dei tribunali, delle scuole e dei parlamenti. Si tenevano le elezioni municipali, si pagavano gli affitti e si rinnovavano i contratti agrari. E si traslocava. Tanto è vero che in molte zone, ancora oggi, si dice fare San Martino per traslocare. Era giorno di precetto ed era festeggiato con fiere, fuochi e banchetti innaffiati dal vino novello perché, dice il proverbio, per San Martino ogni mosto è diventato vino. Anche oggi, per la ricorrenza di San Martino, ci sono molte usanze, come per esempio la focaccia con i soldi dentro. A Scanno San Martino viene festeggiato con l'accensione delle glorie. Le glorie sono dei grandi falò che vengono accesi alla vigilia della festa, il 10 novembre a sera. Non si conosce l'origine storica di questa tradizione, che sicuramente risale al Medioevo. Forse è nata dal desiderio di ripulire il bosco e liberarlo quindi dal sottobosco che veniva bruciato. In passato a Scanno si accendeva una sola gloria, quella della contrada San Martino. Oggi invece sono tre le contrade che preparano e accendono le glorie: San Martino, Cardella e La Playa. In ogni contrada, con grande entusiasmo e con profondo spirito di collaborazione, diversi giorni prima del 10 novembre iniziano i preparativi per le glorie. Innanzitutto bisogna preparare un piazzale pianeggiante e ampio per poter lavorare liberamente e comodamente. Nel terreno devono essere scavati 4 buchi, profondi più di un metro e disposti a quadrato. In questi buchi saranno fissati perpendicolarmente 4 palanconi dritti per sostenere l'intera gloria. Nel bosco vicino alla contrada si scelgono e si tagliano 4 palanconi alti più di 15 metri. Vengono ripuliti dai rami, facendo rimanere solo il tronco libero e dritto. I palanconi sono trascinati a forza di braccia e con molta attenzione si fanno scivolare dal bosco verso il piazzale della contrada. Questo lavoro richiede un grande sforzo da parte di tutti. Vediamo con quanta fatica e con quanta altrettanta gioia i componenti di ogni contrada lavorano per allestire la gloria. È come una grande festa. Le glorie di San Martino sono una tradizione molto sentita dai giovani scannesi.
e con lo stesso sistema col quale nell'antichità si innalzavano gli obelischi egizi, così anche i palanconi lentamente vengono accostati con la loro base ai buchi del piazzale. Questa operazione delicata e difficile viene eseguita con l'aiuto di corde che tirano e forche che spingono. Si legano 3 corde al palancone. La corda centrale serve per innalzarlo e quella di destra e di sinistra servono per orientarlo e metterlo a piombo. Con l'azione congiunta delle corde e delle forche si riesce ad innalzare il palancone. Quando il palancone è perfettamente a piombo, viene fissato al suolo riempendo la buca con terra, pietre e zeppe di legno. Per assicurarne l'equilibrio e la stabilità, i palanconi vengono contrastati anche con delle forcelle. Naturalmente, i palanconi più belli e più dritti sono sistemati nella parte davanti della gloria, quelli meno dritti dietro. Una volta che i 4 palanconi sono ben fissati al terreno, con fili di ferro si legano ad essi altri tronchetti bassi sui quali si prepara la base iniziale con altri robusti tronchi di faggio. I palanconi e le basi sono di faggio, legno che dura di più al fuoco e pertanto garantisce la stabilità della struttura e della ossatura della gloria. Sulla base iniziale si comincia a posare le fascine e man mano che si sale ci si aiuta con scale, funi e carrucole per arrivare a sistemare le fascine fino alla cima dei palanconi. Le fascine sono di quercia, legno che arde molto facilmente. Per favorire ed accelerare l'accensione delle glorie si aggiungono anche gomme e combustibile. Tu da quanti anni è che fai la gloria qui a San Martino? Beh, io sono, diciamo, 3 anni. Il primo anno l'ho fatta insieme all'ex priore, diciamo così, con la Pasqualino Lavillotti. E sono 2 anni che la faccio su. Questo è il secondo anno. Hai vinto qualche volta? No, per adesso ancora no. L'anno scorso purtroppo è caduta. Quindi speriamo quest'anno... Quest'anno di non farla cadere, di... Allora Enrico, quali sono state le difficoltà che avete incontrato quest'anno per ritirare questi palanconi? Come tutti gli anni, la poca volontà della gente. Infatti domenica scorsa eravamo pochissimi, perché non si sa come, ogni domenica la gente c'è sempre da fare. E niente, eravamo pochi e siamo costretti a fare una giornata intera quando con 2 ore potevamo avere gli stessi risultati. Per quanto riguarda il combustibile, quest'anno com'è la situazione? Combustibile, avevamo pensato di fare una gloria ecologica, diciamo. Quindi così, senza combustibile. Al passo con i tempi e con la moda? Sì, perché l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di veramente, scusate il termine, schifoso, perché basta vedere qua per terra è tutto sporco. Insieme al contrario della praia abbiamo deciso di non mettere niente, dando un po' più tempo all'accensione della gloria, invece di guardare appena l'accensione aspettavamo un quarto d'ora. Abbiamo trovato difficoltà con la Contrada di San Martino, che invece non pensano di saper fare le cose e le vogliono mettere a tutti i costi. Vediamo un po' cosa uscirà fuori. Per quanto riguarda la Contrada di Cardella, questa è sempre stata caratterizzata dal vento. Quest'anno pensi che il vento vi aiuterà oppure
Per dire la verità, da quando abbiamo spostato questo posto sembra che la cosa vada un po' meglio, un poco meglio. Forse questa è la contrada dove tira più vento. Sì, senza dubbio. Comunque a noi non ci interessa, è importante partecipare, anche se negli ultimi anni abbiamo vinto quasi la maggior parte delle volte, quindi... Siete abbastanza soddisfatti? Sono abbastanza soddisfatti. In bocca al lupo allora. Grazie.